Ragazzi, ci siamo, voi non avete idea, qui è tutto in collaudo, potrebbe scoppiare tutto, potrei morire adesso di esplosione. Come aveva annunciato il video di programmazione del canale, inizieranno i gameplay. Voi non avete idea di quanto io possa essere eccitato in questo momento, perché è una cosa che ho sempre voluto fare e finalmente riesco a fare un gameplay, è una cosa incredibile, voi non potete capire. Piccola intro e partiamo subito, perché non avete idea di che voglio io abbia di giocare e un po' più playtime, forse del gioco che giocherà con me più che altro. Spero che il setting vi piaccia, ovviamente qui dietro col tempo migliorerò le cose, perché insomma non è bellissimo da vedere. La sedia si sta rompendo, ragazzi, non avete idea, l'ho trovata in ufficio, non è la sedia mia di casa, ha le ruote rotte, vi dico solo questo. La webcam che state vedendo è nuova, perché la precedente mi si è rotta durante il trasporto, e le casse audio mi si sono rotte anche loro durante il trasporto e sono nuove anche loro, quindi è tutto nuovo tranne la sedia. Arriverà in futuro la serie di Lies of P, perché avevo detto nel video di programmazione che avrei portato Lies of P come prima serie sul canale, però devo un attimo assestare tutto quanto, quindi ho detto, sai che ti dico, uso dei giochini che avevo già comprato più di un mese fa su Steam, giochini horror, per stabilizzare un po' l'ecosistema dei gameplay, per poi affrontare un gioco che è un pochino più impegnativo come Lies of P. Quindi ho detto, partiamo da Poppy Playtime, perché è un gioco che ho sempre voluto giocare. Cioè, io non so nulla di questo gioco, non l'ho mai visto, ho cercato di skippare tutti i gameplay del mondo proprio per cercare di fare un minimo di blind run, anche se purtroppo alcune cosine mi sono arrivate, tipo il fatto che quel coso azzurro si chiami Aggie Waggie e che tipo nel capitolo 2 c'è quella tipa rosa ragno che dovrebbe chiamarsi tipo Mommy Long Legs. È un gioco che ho pensato proprio per il canale già quando uscì, quindi ho cercato di rimanere all'oscuro, ripeto, so i nomi di questi due personaggi, so che siamo in questa specie di fabbrica di giocattoli, però sono sicuramente curioso della lore di questo gioco, perché la community di Poppy Playtime è bella attiva, e tra l'altro a fine dicembre dovrebbe uscire il capitolo 3, quindi forse riusciremo a essere un point e fare pure la serie sul capitolo 3. Ragazzi, spero tutto funzioni, io sono eccitatissimo, direi di partire, mamma mia, non vedo l'ora. Prima puntata, primo gameplay per il canale, sarà una rivoluzione per il canale questa cosa. Che il godo sia con voi e partiamo subito. Capitolo 1. Allora, mi avete messo il timer perché... Capitolo 1, una stretta entrata. Questo dovrebbe essere anche Waggy, da quello che... insomma, da quel poco che so. Inquietante. Sono curioso della lore di questo gioco, la community di Poppy Playtime è bella attiva. Anche troppo. Allora, come ex dipendente della Playtime Co., ok Fabio, finalmente torni alla fabbrica anni dopo che tutti sono scomparsi. Va bene. Vediamo un po'. No, non saltiamo niente perché sono curioso della trama. Spero che l'audio funzioni, ragazzi, vabbè, in caso ditelo. Ok. You're about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy. Ok. And she is the first truly intelligent doll in the world. Ok, babbo la più intelligente del mondo. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Ok. Hard to believe. Just watch. Vabbè, hanno creato la bambola più intelligente al mondo. Poppy Playtime! Ok. Ah, Poppy Playtime è lei. Okay. A real girl. And she talks like one too. Che belle ste ricostruzioni, vintage. Talks like a real girl. Poppy always wants to look her best. Perfect. Vabbè, per me che ho un fascino per le cose vintage, se non si fosse capito, tra burattini e pupazzi. Ok, ma ha pure l'odore di quel fiore che si chiama Poppy Flower. I'm a real girl. What's the time? Inquietante quando ha detto sono una bambina vera come te, poi inquietante. Ma al finale non c'è niente di terrificante, dai. All'inizio. Ah, puoi fare un tour dentro la fabbrica dove si costruiscono le bambole. What are you waiting for? Come visit the factory. Ok, questo è già un pochino più creepy, c'è un fiore. Insomma, di fatto è successo qualche cosa. Così su due piedi. Non so cosa sarà successo, qualcosa con i giocattoli qui dentro, non lo so, la prima cosa che mi viene in mente. Sicuramente se fanno una fabbrica di giocattoli, forse i giocattoli sono incazzati. Everyone thinks the staff... Ok, tutti pensano che lo staff è sparito 10 anni fa, siamo ancora qui, cerca il fiore. E tutti pensano che lo staff è scomparso 10 anni fa, in realtà siamo ancora qui, cerca il fiore. Forse il fiore è quello che abbiamo visto un attimo fa, l'entrata.
Ragazzi, questi primi video saranno un po'... Ma oddio, ho messo il mouse molto troppo veloce. Esc per mettere in pausa. Ok. Strumenti. Non abbiamo niente. Controlli. Vabbè, salta, corri, shift, abbassati. Pausa, esc, interagisci, tira la mano a sinistra, tira la mano a destra. Ah, cioè abbiamo due, le possiamo muovere le mani. Ok, vabbè. Impostazioni. Non c'è luminosità? Velocità del mouse la vorrei mettere un pochino più bassa, fratello. Schermo del titolo esci dal gioco, va bene. Vabbè, però forse l'audio potrei metterlo in realtà un pochino più alto. Va bene. Ok. Ok, ho rallentato un po' il mouse. Buongiorno. Buon godo day anche poi. Comunque, la cosa che volevo dire prima... Tra l'altro non ho le cuffie perché sto testando le casse. E tra l'altro questa telecamera qui dovrebbe avere il microfono incorporato. Quindi Poppy Playtime è il nome del gioco. Quindi il nome del gioco è il nome della bambola, per capirci. La fabbrica si chiama invece What Time Is It? Poppy, insomma, la fabbrica si chiama Playtime, la bambola si chiama Poppy e il gioco si chiama Poppy Playtime, come la bambola. Ok. Ok, abbiamo due direzioni. Vabbè, andiamo prima di qua. Forse la luminosità, devo aumentare la luminosità in qualche modo perché non si vede veramente niente. Vabbè, andiamo di qua prima. Vabbè, andiamo di qua. Mi sono cagato sotto. Ma lo sentite? Non sono i passi, che è? Lo sentite questo suono terrificante? Che sono le foglie di fuori? Sono le foglie? Porca miseria, che brutto sul rumore. Oh, e per aprire le porte? Mangia sano. Raccomanda un apporto giornaliero di 4000 calorie. Ok, va bene. E c'è un dinosauro che mangia, va bene. Interagiamo. Ok, buongiorno. Oh, Boogie Bot, bellissimo. Per Natale lo voglio un Boogie Bot. Questo che è? Half-Life, posso dare i colpi alle cose. Che cos'è questo? Ma che figo che ci sono. Madonna, quanti dettagli, madonna. Ora capisco perché la gente è impazzita per la lore di questo gioco. Ci sono dettagli pure sulle scatole. Candy Cat. Mamma mia ragazzi, per Natale voglio tutti questi giocattoli. Cosa cos'è? Aghi? Ah, queste sono le scatole di Aghi Waghi. Ok. Ah, ok, qui hanno un robottino, un Boogie Bot. Che cazzo è? Ah, un trenino, che bello. Sto entusiasmando ragazzi per niente, però questo entusiasmo diventerà terrore tra un po', sono abbastanza sicuro. Vabbè, c'è un trenino carino. Mi sono incastrato, aiuto. Ragazzi, un attimo, voglio provare un attimo i tasti perché così mi abbasso e percorrere, scusate. Oh, scusate, faccio uno sprint. Ok, fiotta tantissimo, va bene, ok. Qui altre scatole di giocattoli. Aghi, perché ci sta manco un Aghiwaghi qua? Sono vode? Boh, non si capisce. Non ci sono Aghiwaghi, poi c'è il gattino. Ok, andiamo. Possiamo provare a correre? Andiamo dall'altra parte. Poppy vuole giocare. Ok. Interagisce. Una tigre? Cos'è una tigre? Non lo sapremo mai. Ok. Oh. Ok, qua c'è un codice. Forse... Oh, ah, forse questi? Giallo, blu, rosso... mi serve un altro colore, però. Rosso, giallo, blu, bianco... Non c'è bianco, forse questo? Grigio. No, non gli piace. Forse al contrario? Rosso, giallo... Sbagliato.
rosso, blu, giallo, bianco? No. Siamo già bloccati? Non lo so, però Poppy vuole giocare, forse è questo l'indizio. Rosso, blu, giallo. No, vabbè, niente, andiamo avanti. Ok, qui si può andare. Ok. Posso interagire? No, posso interagire. Va bene. Mi sa che devo aumentare la luminosità, non si vede niente. C'è stava pure prima questa. Una cassetta. Late Pierre Closing. Posso interagire? Ah, ok. Tab per vedere gli oggetti. Cucina. Sarà così? Ma tab? Va. Forse la dobbiamo mettere nel computer? No. Assomiglia al computer mio. Forse il colore è verde, perché la cassetta è verde. Quindi forse è giallo, blu, rosso, verde. Blu, rosso, verde. No, contrario, blu. Ma manco per niente. Eh sì, benvenuto ragazzi, però... forse dovrò tagliare, perché mi sono... Attenzione. Ok, va bene. Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. Ok. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Non mi ha dato indizi di colore, mi ha detto solamente che praticamente, insomma, se abbiamo cattiva intenzione è meglio andare via e che ci sono sistemi di sicurezza e cose strane. Però non mi ha detto, non mi ha dato i colori. Non mi ha detto i colori. Non mi aspettavo di bloccarmi già all'inizio. C'è Star Trek. Forse devo fare un taglio, perché altrimenti ci stiamo qui tutta la notte. Scusa un attimo. I colori del treno. È per quello che c'è stato quel trenino. Verde, rosa, giallo, blu. No, non funziona. Verde, rosa, giallo, blu. No. Intuizione è andata.
verde, rosa, giallo, rosso. No, blu. Verde, rosa, giallo, rosso. Ma veramente è quello? Verde. Sono passati minimo un quarto d'ora dalla clip precedente. Ok, devo badare più alle cose che il gioco mi dà davanti. Ok. Che paura. E per prendere gli oggetti? Posso prendere le sedie? Faccio il tiro le sedie a Ghiwaki? Ah, è una... Oddio, raga, non vedo niente. Ok, abbiamo preso una cassetta blu che andrà messa nel coso blu. Paura. Playtime code. Grab pack. Ah, la manina blu! Ah, ecco. Ok, ma perché ci dovrebbe essere questo gadget in un posto del genere? Ok. Quindi è un... Addirittura la corrente, puoi portare la corrente, cioè hai visto, puoi staccare le teste. Va bene, è fighissimo come gadget, ma non capisco perché dovrebbe essere una fabbrica di giocattoli o una roba del genere, per portare i pacchi. Quindi posso grabbare gli oggetti? No, allora devo fare una prova, scusi. Posso grabbare tutto? Sì, lo so, Ora... sì, l'avevo capito. Quindi posso grabbare gli oggetti? Posso grabbare gli oggetti? Spazio. Vabbè, questo ci poteva arrivare. Buongiorno. Sempre voluto dirlo. No, devo aumentare la luminosità comunque. Non vedo niente. Buongiorno. Posso staccargli la testa? No, posso staccare. Aggie Waggie 1984. La Playtime Co. ha progettato centinaia di giocattoli diversi, ma nessuno ha legato con più persone di Aggie Waggie. Il nostro fondatore Elliot Ludwig, ok, voleva creare un giocattolo che potesse abbracciarli per sempre. Come sempre, il processo in quattro fasi della Playtime Co. per creare i giocattoli più... Va bene. Con un po' di spago e polistirolo, il nostro adorabile amico Blue Aggie ha preso vita. Quindi è fatto di polistirolo e spago. Va bene. Il nostro amico Blue ha preso vita Aggie Waggie e è diventato il giocattolo più popolare e più venduto della Playtime Co. Che è sto coso? Vabbè, buongiorno.
video di prima ce ne vedevano due, io non ho una. Serve la rossa. Serve la manina rossa. No, io devo aumentare la luminosità comunque, non vedo veramente niente. Mamma mia, è inquietante. Ok, quindi Huggy Wuggy ha giocato, diciamo, più. Guarda! No! C'era una scritta bella! The toy that hugs you back. Il giocattolo che ti abbraccia dietro. Cioè che ti. Il giocattolo che ti. Ok, non possiamo aprire. Amnesi. Ok. Cosa è successo? Ho sentito cadere delle chiavi. Ho sentito cadere delle chiavi. A lui le chiavi? Ok, Huggy, stiamo calmi però, eh? Ok, posso aprire? Ok. Però non ce l'aveva le chiavi, da dove le ha tirate fuori le chiavi? O la chiave? Vabbè, andiamo avanti, lasciamole. Femmina? Huggy Wuggy femmina? Ah! Strano che non me la sono spoilerata lei. Ok, non, ho visto cose di Mummy Long Legs. Complimenti, qui. Complimenti, Twitter. Ma dai, ricorda, devi essere gentile con gli altri, arrivare in orario e non nascondere dietro le porte per spaventare Late Pierre. Chi è Late Pierre? Va bene. Non devi, guarda che strana, vabbè. Rimanere oltre le 8, fare uso improprio dell'orario di lavoro, manomettere i macchinari, entrare nella innovazione, l'ala innovazione senza autorizzazione. Che qui, allora, parliamoci chiaro, che qui facessero cose strane oltre ai giocattoli, mi pare abbastanza scontato, Ok. Posso fare cose qui? Presa per deviare l'energia. Io l'ho premuto solo perché c'era disegnata la manina comunque. Ah, ho caricato la manina. E che ci faccio? Ma mi serve. Tocca con il filo per dare energia. Tocca con il filo per dare energia. Che vuol dire? Tocca con il filo per dare energia. Si è accesa, però non quante ne devo accendere. Non pensavo ci fossero dei enigmi. Allora, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Allora, si accende questa. Ce n'è un'altra? Cioè, deve essere un'altra. Eccola. Ma chi cavolo la vedeva qui? Mannaggia miseria. Ok. Si
Sì, dovevo collegare i due fili, però avendoci la luminosità bassa non vedevo quell'altra maledetta cosa, vabbè. Ciao, vabbè. Ok, era prevedibile che non ci fosse più Aghi. Quindi quell'infame mi ha dato lui le chiavi. Quindi è vivo quell'Aghi. Mi direte, era palese che era vivo. Beh, sì, ovviamente. E quindi che devo fare, mo? Ok, riproviamo qui. Oh, buono, eh? Quindi quell'infame ha dato le chiavi. Quindi è intelligente? Candy Cat, gnam, mangiale. No, non le mangio. Sarà difficilissimo. Allora. Io ho visto una manina azzurra, eh? Allora, facciamo una bella cosa. Ci allontaniamo con precauzione. Qua che c'è scritto? Diventa amico? Made a friend. Ecco, io non me lo voglio fare amico. Rimango vicino al gatto che mangia le caramelle. Io direi che per il primo episodio può bastare. Ho passato più, sono più di mezz'ora che sto registrando video. Ho passato più tempo con quel maledetto trenino. Però vabbè, vabbè, cioè, lasciamo perdere. Ragazzi, spero che questo primissimo video gameplay vi sia piaciuto. Mi prendo un bel caffè e poi entriamo là. Perché quella manina blu non mi dà, come le manine di Scheletro, non mi danno un buon presentimento. Ragazzi, che ricordo sia con voi e ci vediamo nel prossimo episodio.